Due pari grado per un posto al sole, questo è il titolo del film in cartellone oggi a Capistrello che ci propone 22 attori di spessore. Giornata fredda e per scaldarsi lo spoltore pensa bene di partire in quinta. Spavento granata dopo 15 secondi che sveglia il Capistrello, pericolosissimo già al nono con Di Girolamo e pennella per Franchi, allo scarico centrale che trova Palena prontissimo alla risposta. Sedicesimo Di Girolamo bis, questa volta per De Rocis, ma il finale della scena è lo stesso di qui sopra. Pochi secondi e De Rocis completa l'opera, 1-0, ma non per l'assistente che sbandiera un fuorigioco dubbio. Tant'è, si riparte, 24esimo l'episodio che spacca il match. Spinta su Imbriola, il direttore di gara la vede e comanda il calcio di rigore. Sul dischetto si porta Franchi che spiazza e regala il vantaggio ai suoi. Capistrello in scioltezza e cerca di chiudere già al 39esimo quando Deramo è potente e quasi preciso nella conclusione. Quel quasi però basta solamente per una delle più lunghe illusioni ottiche della storia del calcio. Secondo tempo che parte con lo spoltore propositivo ma impreciso. Nel mazzo salviamo questo colpo di testa griffato di Camillo al 20esimo con palla che però termina al lato e la conclusione di Selva Allegra con esito non dissimile quando eravamo al 27esimo. Capistrello di nuovo protagonista al 33esimo con Franchi che si distende in avanti. Botta e risposta di Palena sono una cosa sola. La palla resta lì ma la corrente De Rocis non trova lo specchio. Minuti finali in bilico e quindi accesi. Due esempi. 46esimo impatta di testa Petrarulo ma Di Girolamo è tempestivo ed anticipa il numero 9. 47esimo contropiede profondissimo da parte di Daniele Di Girolamo, però Palena si supera, tocca e salva ma non evita la capitolazione dei suoi. Finisce 1-0 e tanto basta al Capistrello per effettuare il sorpasso. Gianluca Giordani, soddisfazione o una vittoria sofferta? Beh, sofferta purtroppo per il secondo tempo fatto, però se andiamo a vedere il primo tempo, penso abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, dove l'unico rammarico è quello di averlo chiuso soltanto 1-0. C'è da dire, avevamo fatto un gol che secondo me è regolarissimo, voglio dire le immagini, però sembrava regolarissimo, però è stato annullato, c'era forse un altro rigore, tante altre occasioni dove la squadra, al di là delle occasioni, ha giocato veramente un ottimo calcio. Secondo tempo un po' la bravura loro che hanno spinto, un po' noi che ci siamo un po' si è fatta sentire più la partita dell'Aquila, ci siamo un po' tirati dietro, però alla fine in contropiede abbiamo avuto anche l'occasione per chiuderla e non l'abbiamo chiusa. Consolidate la vostra posizione, forse qualche rimpianto solamente per i cartellini gialli copiosi? Sì, vabbè, ma purtroppo è così in questo momento, poi se ripeto, quando non chiude le partite si accendono, qualche fallo di troppo esce fuori, però diciamo che la classifica è ottima, però dobbiamo continuare così, l'ho detto sempre, il nostro obiettivo primario è la salvezza, la dobbiamo raggiungere il più presto possibile. Chiudiamo una battuta, oggi l'arbitro ha sbagliato Giordani nell'espulsione. No, ha indovinato stavolta. Per tua fortuna. Sì. Dopo partita con Mister Del Gallo avete concesso un tempo al Capistrello e il risultato fatale. Sì, purtroppo abbiamo lasciato un po' troppo il pallino del gioco al Capistrello. Mi sembra, sì, abbiamo subito un po' qualche occasione di troppo. Il rigore mi è sembrato una carezza del nostro difensore. Ma... compensazione forse per il fuorigioco di poco prima? Questo non lo so, il fuorigioco non so da dove stavo io, non si poteva vedere, quindi peccato, perché poi il secondo tempo abbiamo cercato di costruire, non era facile perché loro si chiudevano bene, dobbiamo cercare di recuperarla, qualche piccola occasione, non abbiamo avuto tante occasioni perché loro erano bravi a chiudersi, però ripeto, abbiamo fatto un buonissimo secondo tempo e sbagliato troppo il primo. Siete stati molli in partenza, forse conseguenza degli ultimi risultati estremamente positivi? Ma no, molli non possiamo esserlo perché noi siamo una squadra che si deve salvare, che è molto giovane, quindi se siamo stati molli vuol dire che c'è qualche problema. Io credo che abbiamo subito insomma la pressione del Capistrello, non abbiamo fatto un ottimo primo tempo e nel secondo tempo abbiamo cercato di fare quello che sappiamo fare e l'abbiamo fatto discretamente bene. Due squadre comunque che si equivalgono e di spessore entrambe. Sì, un buon Capistrello, la solita squadra insomma, che di categoria che sa giocare bene, noi ripeto con tanti fuori quota riusciamo a fare delle buone partite, però bisogna crescere anche sul piano del temperamento perché il primo tempo abbiamo sofferto soprattutto questo.